Lo so che Pietro vi parla di solito di fantascienza e di horror, ma oggi, siccome mi ha invitato qui sul suo canale, oggi vi tocca ascoltare un video che parlerà di letteratura crime, e in particolare di un noir. Però dai, visto che Pietro mi ospita, ci sarà in mezzo anche un po' di fantascienza, ma prima, sigla! Ciao, io sono Claudio, di solito vi parlo da Librarsi, il mio canale dove vi parlo di libri, di letteratura in generale e molto spesso di letteratura crime, e oggi vi parlo di un libro che mi è piaciuto moltissimo, di uno scrittore che riesce a essere una sorta di testa di ponte tra quello che è l'interesse del canale di Pietro, cioè la letteratura fantascientifica e in parte la letteratura horror, e quello che è il mio interesse di solito, cioè la letteratura gialla o noir meglio. Quest'autore è Frederick Brown e il libro di cui vi parlo oggi si chiama La statua che urla. Iniziamo velocemente dalla trama, molto velocemente, senza spoiler, in modo che se lo volete leggere poi non avrete brutte sorprese. Sostanzialmente si tratta di un giornalista che ha avuto una sbronza colossale ed è stato ubriaco quasi 2 settimane. Si sveglia su una panchina e a fianco a lui c'è Dio. Io sono Dio. Ma non Dio in quel senso, Dio è il diminutivo di Diomede, un altro barbone ubriacone che gli dorme a fianco e fanno un discorso mezzo filosofico, filosofeggiano un po'. E arriva un punto in cui Diomede sostanzialmente gli dice che volere è potere, cioè qualunque cosa una persona voglia, se la vuole veramente, per esempio se vuole avere moltissimi soldi, allora penserà solo a quello, solo ad avere soldi in tutti i modi e quindi spenderà tutte le sue energie in quella direzione e alla fine riuscirà ad avere soldi. E il protagonista, che si chiama William Bill Sweeney, che è un giornalista, come vi ho detto, si mette in testa questa frase e da lì parte tutto. Decide di non essere più un ubriacone, comunque sia, si sposta, va in strada a cercare, insomma, di tornare a casa sua perché vuole riniziare la sua vita di sempre e tornare a lavorare al giornale da cui è assente da quasi 2 settimane, e incappa in questo spettacolo in una via di Chicago, perché a Chicago si ambienta la storia. Arriva di fronte a una porta a vetri diciamo, dell'ingresso di un palazzo. E attraverso la porta vetri c'è un gruppo di 15-16 persone che stanno guardando. Lui si avvicina e vede questa donna bellissima con un abito bianco che le lascia scoperte le spalle, che è stata ferita, è lì che sta morendo, sembra moribonda, e c'è questo cane che è un diavolo proprio, con questi occhi cattivissimi che ringhia, che non lascia avvicinare nessuno, ma la donna sta morendo. E da lì parte tutta la storia. Questo Sweeney si fissa chiaramente con questa donna, che poi si chiamerà Yolanda, che sarà una ballerina, una stripteaser, di tutte queste cose non importa adesso. Lui si fissa con questa donna, ripensa alle frasi che gli ha detto Diomede, Dio, e quindi decide che questa donna dovrà essere sua. E siccome è stata ferita da quello che è il cosiddetto squartatore, cioè un serial killer che gira per le strade di Chicago, lui si mette in testa di unire le 2 cose, cioè cercare di andare a letto sostanzialmente con questa donna bellissima, che è il corpo più bello che abbia mai visto e che vede nuda tra l'altro, e cercherà di risolvere il caso dello squartatore per riuscire ad avvicinarsi alla ragazza che appunto è stata ferita dallo squartatore, per conquistarla e per avere un pezzo giornalistico sensazionale. Da qui parte tutta la storia, di più non vi voglio dire e vi dico soltanto una cosa, che questo è un rimando a Camilleri, che in un'intervista ha detto una cosa che gli aveva detto un produttore cinematografico, questo non importa, ma la cosa che ha detto Camilleri, che è verissima, se ci fate caso è verissima: qualunque cosa voi leggiate o guardiate deve avere un incipit potente che vi leghi subito alla storia, che vi faccia venire voglia di leggere quel libro, di guardare quel film, una parte centrale che può essere qualunque cosa, là non importa perché a me siete dentro la storia, sì, deve essere scritta bene, ma non è quello. E poi il finale deve essere qualcosa di memorabile. I finali di Frederick Brown sono spessissimo memorabili. Questo è un finale bellissimo che tra l'altro chiude in modo circolare il racconto. Non vi dico altro per non togliervi la sorpresa, ma questo il racconto in forma circolare è uno stratagemma vecchissimo che esiste dai tempi dei classici greci e romani, ma comunque in questo romanzo viene utilizzato. Vediamo adesso velocemente chi è Frederick Brown. Io di solito non mi dilungo nelle biografie perché sono tutte cose che trovate su Wikipedia in giro guardando, ma siccome sono qui da Pietro, vi volevo spiegare perché questo libro, che è chiaramente un noir bellissimo, ve lo dico subito, è un punto di contatto tra il mio canale e quello di Pietro. Perché questo Frederick Brown, in realtà, classe 1906, morto a 66 anni dell'Ohio, queste cose poi le trovate su Wikipedia, non importa. L'importante è che questo Frederick Brown è stato un fuoriclasse, sostanzialmente in tutto quello che ha scritto, ma in particolare lui è conosciuto e nell'ambiente, nel vostro ambiente, cioè quello del mondo della fantascienza e in parte dell'horror, è conosciuto per queste cosiddette short shorts,
cioè delle storie brevissime, non dei racconti, ma delle storie molto brevi che si risolvono in una cartella, cioè diciamo in una pagina o al limite in tre pagine. E di queste ce ne sono alcune che sono famosissime. Una di queste che io ho ascoltato qua su YouTube, la trovate, si chiama The Sentry oppure Sentry, cioè La Sentinella, che dura, letta, l'arco di 3 minuti e che ha un finale favoloso, un finale che vi lascerà proprio con l'effetto wow. Un'altra storia brevissima, un'altra short short bellissima è The Answer, cioè La Risposta. Favolosa, dura anche questa 2-3 minuti. Leggetela, ascoltatela perché vale veramente la pena. Per farvi capire la dimensione di questo Frederick Brown, vi dico che è stato citato da Heinlein, che mi sembra che l'abbia citato tra i 3 scrittori grandi a cui lui ha dedicato una delle sue opere più importanti. E per farvi capire che non è veramente secondo a nessuno, addirittura Umberto Eco, il nostro Umberto Eco, l'ha citato in Storia della bruttezza, dove dice che appunto Sentry, cioè La Sentinella di Frederick Brown, è uno dei racconti di fantascienza più belli mai scritti in assoluto. Addirittura un suo racconto è stato utilizzato come sceneggiatura per la serie originale di Star Trek, un episodio di Star Trek del 1967. Un altro aneddoto brevissimo di Frederick Brown, prima di addentrarci in altri argomenti, che vi volevo dire è questo. Avete mai sentito quella storiella che dicono la storia del terrore più breve mai raccontata è l'ultimo uomo sulla Terra è da solo e seduto nella sua stanza e improvvisamente sente qualcuno che bussa alla porta? Questa sta girando su internet, su YouTube, c'è un sacco di gente che la menziona questa cosa. Sapete di chi è questa? Questa è Frederick Brown ed è l'incipit di un libro che si chiama Knock. Quindi quando voi non sapete chi è, di chi è questa frase, adesso potete dire che sapete che l'ha scritta Frederick Brown. Capite? Sto parlando veramente di uno dei più grandi e massimi scrittori della fantascienza e non solo. Ma siccome oggi sono qui per parlarvi di un romanzo noir, vi dico anche che Frederick Brown ha scritto dei romanzi noir soprattutto bellissimi, veramente bellissimi. Sangue nel vicolo, il primo del 1947 che gli ha fruttato un riconoscimento molto importante, che è l'Edgar Award, che è praticamente un premio americano che esiste dagli anni 40. Perché ho scelto questo libro? Perché questo libro, oltre ad essere bellissimo, come vi ho detto, ha una caratteristica in sé che lo lega in modo particolare anche al mondo del cinema. Io non so se voi siete così innamorati di quel tipo di cinema degli anni 70-60 come lo sono io, ma gli spaghetti thriller cosiddetti, senza fare tutta la storia adesso, sono identificati come, anche se questa non è la verità storica, però molto spesso si identifica uno degli spaghetti thriller più importanti, quello che ha fatto esplodere il genere, con L'uccello delle piume di cristallo di Dario Argento. In questo film c'è una scena in cui il nostro investigatore, uomo qualunque, si trova davanti a una portavetri dove c'è una donna bellissima in abito bianco che è stata pugnalata alla pancia, sta morendo, sta strisciando in terra con quel sangue rosso che si vede in una stanza vuota. Questa è esattamente la scena che vi ho raccontato in La statua che urla. Quindi L'uccello delle piume di cristallo di Dario Argento è completamente ispirato a questo romanzo, anche se poi la storia diverge molto, però ci sono degli elementi di contatto. E Dario Argento è rimasto talmente tanto affascinato e gli è rimasto talmente tanto in testa questo romanzo di Frederick Brown, che è veramente bellissimo, da utilizzare anche un altro personaggio che c'è in questo libro, che è Dio, Diomede, di cui vi ho parlato, utilizzando Bud Spencer per impersonare Dio in 4 mosche di velluto grigio, il terzo film della serie degli animali, per così dire. Vi ho detto del tema dell'alcol, vi ho detto del tema del giornalismo, quindi del giornalismo d'inchiesta. Non vi ho detto che c'è tantissimo erotismo, pensate che un libro del 49 questo, va bene, stiamo parlando di un libro degli anni, fine anni 40, dove c'era il codice Hays per esempio nel cinema, non si potevano far vedere donne nude, parolacce eccetera, ma in questo libro si usano anche delle parolacce vere e proprie, come si dice figlio di puttana. Ci sono delle scene veramente erotiche, come la scena in cui Yolanda appunto perde il vestito quando è ferita e rimane nuda, proprio completamente nuda, la scena dello spogliarello che poi verrà ripresa in un film che si chiama The Screaming Mimi, che è proprio il titolo originale dell'opera, ma è un film così così con Anita Ekberg, ma c'è un sacco di censura, la storia è molto diversa, non mi è piaciuto. E vi stavo dicendo che un altro elemento importante è quello del serial killer, questo Ripper, questo squartatore che uccide solo donne bionde e belle. Voi non lo sapete, ma sul mio canale, su Librarsi, trovate tutti i link qua sotto in descrizione, non ve lo dico più. Sul mio canale vi ho parlato di un altro romanzo dove c'è un serial killer, l'ennesimo serial killer della storia dei thriller e di tutta questa letteratura di genere che è fiorita nei nostri anni, che uccide donne bionde bellissime. E questo romanzo è Il pipistrello di John Nesbo. Io ve ne ho parlato, andate a vedere il video se vi interessa, così vi fate un'idea di com'è un serial killer nella letteratura anni 90-2000 rispetto a quell'anni 40, che secondo me è nettamente superiore, neanche paragonabile. Un altro elemento caratteristico
di Fredric Braun è quello di saper usare la suspense in modo magistrale. E poi un'altra caratteristica molto interessante è che, come in tutti i noir, io adesso non ve l'ho detto, c'è un video in cui ho spiegato tutte queste cose, quindi guardatevi il rapporto giallo-noir-thriller se vi interessa, ma nel noir il focus non è come si collegano i pezzi del puzzle per risolvere l'indagine come nel giallo classico, ma è il delitto stesso, cioè il fuoco è sulla vittima, sull'atrocità del delitto e così via. Quindi l'indagine non è la classica indagine alla Poirot, alla Sherlock Holmes. Qua c'è un giornalista che con un meccanismo da inchiesta giornalistica interroga, intervista, parla con delle persone che lo porteranno a risolvere il caso. E questo è un aspetto molto interessante. Io non mi ricordo così tanti giornalisti che hanno portato avanti un'indagine. Forse sì, il rapporto Pelican, però ecco, non è una cosa così frequente. Almeno non mi viene in mente così tanti libri che hanno un giornalista come investigatore. Il tempo scorre, quindi adesso mi addentro un attimo in quello che è lo stile di Fredric Braun, perché vi ho parlato del libro, dei personaggi, della trama e di tutto quanto, ma è importantissimo, quando si legge un libro, sapere la qualità della scrittura di quell'autore. Fredric Braun è un autore eccezionale nel modo di scrivere, e scrive in un modo che è in prima persona al passato, cioè il fuoco del racconto è dagli occhi del protagonista. Ma la cosa particolare è che ci sono delle incursioni dell'autore, cosa che oggi non si usa quasi più perché si tende ad avere la cosiddetta scrittura immersiva, cioè il lettore deve essere completamente all'interno del libro e non deve pensare che sta leggendo un racconto, che è qualcosa che non esiste, deve pensare di essere veramente là dentro con l'autore, scusate, col personaggio, col protagonista, e mandare avanti la storia in questo modo. Questa è una cosa moderna, a me non piace molto, l'ho detto in altri video, ma in questo libro non si osserva così tanto questa regola, anche se secondo me è molto immersiva come narrazione quella di Fredric Braun. E vi leggo un pezzo molto divertente dove Fredric Braun fa vedere come la censura sia una cosa stupida, la utilizza, parte la voce narrante in questo caso, e ci fa vedere una caratteristica del protagonista. Sentite, un pezzo brevissimo, ma ve lo leggo perché è gustoso. Aveva la bocca cattiva, che sembrava impastata con qualcosa di innominabile. Innominabile nel libro, voglio dire, non per Sweeney. Egli infatti la nominò. Poi si passò la lingua sulle labbra per inumidirle, inghiottendo più volte. La cosa innominabile è chiaramente la va bene, questo è chiaro. È innominabile, nel libro non lo può scrivere, ma Fredric Braun ci fa arrivare comunque il concetto. Va bene, questo è un colpo di classe, secondo me, esagerato. E Fredric Braun fa queste incursioni brevi ogni tanto nel racconto, come si faceva in quel periodo, come si faceva nel noir, e dà sempre quel tocco di quel gusto molto particolare dove si vede la sua ironia, perché Fredric Braun è un autore profondamente ironico, che ha quasi tutti i suoi racconti nei finali, ma nelle storie c'è sempre questa sorta di ironia che è quasi British. Se non ci fosse l'ambientazione americana potremmo pensare che sia un autore inglese. Poi mi scuserete ancora, ma a proposito dello stile vi voglio dire questo. Ci sono mille modi di descrivere un personaggio. A volte lo si fa con piccoli particolari disseminati lungo il racconto, come per esempio fa benissimo Josef Roth nella Leggenda del Santo Bevitore, di cui vi parlerò sicuramente. Ci sono altri modi in cui i personaggi in un romanzo vengono descritti, e molto spesso lo si fa in modo poco attento, oppure proprio come una sorta di spiegone, di descrizione proprio dall'alto verso il basso. Qua adesso vi leggo brevemente, ma spero che avrete voglia di ascoltarlo, perché questo è veramente un pezzo di bravura gigantesco. Qua Fredric Braun ci descrive il suo personaggio in due modi, in due punti diversi del romanzo. In uno lo fa come lo fa un grandissimo scrittore, nell'altro lo si fa come quando uno scrittore bravo deve dare in pasto a un lettore babbeo, scusatemi il termine, il suo personaggio. Sentite, perché questo vi farà capire veramente la differenza tra un autore che sa scrivere e un autore che vorrebbe saper scrivere ma non lo sa fare. Fatti dallo stesso autore, quindi anche qua c'è un'ironia profondissima, una sorta di sfottò nei confronti del lettore. Del lettore che pensa che siccome un giallo sia un libraccio di serie B. Scordatevelo, questo non è mai più vero, non è vero da tantissimo tempo, ma oggi è proprio una bufala. Il giallo è solo un contenitore, quindi è solo un colore che si mette per raccontare qualcosa spesso di importante. Ma adesso vi leggo queste due brevi descrizioni di Bill Sweeney. Perché dovrei dirvi ancora qualcosa di Sweeney? Se conoscete la numero 40 di Mozart, l'oscura irrequietezza che l'agita, il cupo sfondo che appare dietro il contrappunto pieno di grazia e di spirito, potrete conoscere anche Sweeney. E se la numero 40 di Mozart è per voi semplicemente un elegante e talvolta monotono minuetto, che può accompagnare una conversazione da salotto, allora Sweeney non sarà per voi che un altro qualsiasi cronista, a cui succede periodicamente di ubriacarsi. Questa è la descrizione di classe che fa uno scrittore di classe. E adesso vi leggo la descrizione che Fredric Braun fa per il lettore babbeo, diciamo così. Qualcuno, ad esempio, comprende solo con gli occhi e ha bisogno delle descrizioni. Per queste persone, sebbene a me non interessi affatto, dirò che William Sweeney era alto 1,70 m e pesava circa 80 kg.
aveva i capelli chiari, tendenti al biondo, che si andavano diradando, ma erano ancora abbastanza folti. Il viso era lungo e magro, vagamente somigliante al muso di un cavallo, ma tutt'altro che spiacevole all'occhio di un osservatore imparziale. Dimostrava circa 43 anni e non c'era nulla di strano, dato che questa appunto era la sua età. L'ironia anche quando descrive in modo stupido, come per il lettore babbeo. Queste cose sono importanti quando voi dovete valutare e giudicare la qualità di un libro e la qualità di uno scrittore. Queste cose, l'ironia di Frederick Brown, l'abilità nel descriverlo tramite un pezzo musicale e l'abilità nel farci vedere come lui è uno che sa scrivere, ma se voi siete lettori non all'altezza, il problema è vostro, non è del lettore. Cosa che oggi si tende a dire un po' diversamente. Ah, il lettore prima di tutto, certo il lettore prima di tutto, ma il lettore che non capisce di avere davanti un bravissimo scrittore, poverino voglio dire, no? Questo è il discorso. Prima di lasciarvi con l'ultima citazione da questo libro, proprio una riga come chiusura di tutto il video, volevo ringraziare Pietro ancora una volta per l'ospitalità, dirvi di venire a farmi visita sul mio canale Librarsi, trovate tutte le informazioni qua sotto, e vi leggo questa frase. Un grido silenzioso non potrà mai tacere. Per oggi è tutto, alla prossima!